Allora, Micio, partiamo dalle cose belle. Cioè, hai fatto con quell'Eurogol un gol a tutti, a te stesso, ai tifosi e un po' anche a tutta la squadra, perché la partita sembrava veramente essersi imbarcata male. Si era messa male dopo il loro 2-1 perché poi non si è riusciti a creare granché. Sono contento per il punto che si è riusciti a strappare alla fine, perché almeno è un punto che alla fine servirà e che ci porta a Natale tutti più felici. Poi sono contento anche personalmente per questa doppietta, perché mi mancava il gol. Faccio anche una battuta: sulla gatta del portiere non poteva che esserci il Micio pronto. Avevo chiesto quella palla a Ricci all'inizio del secondo tempo e il portiere è scappata la palla, c'è stato un bravo credere a pareggiare la partita, poi abbiamo visto come è andata a finire dopo. Ho sentito le parole di Protti, allenatore avversario, che ha detto che il Parma non meritava assolutamente di perdere la gara. Io sono parzialmente d'accordo, non per essere negativo, ma secondo me il Parma oggi è stato abbastanza riconoscibile. Qual è stato il problema? L'atteggiamento? Perché anche, soprattutto nel primo tempo, sulle seconde palle non ci siamo arrivati mai. Però il primo tempo hanno corso tanto, sono riusciti ad andare in vantaggio e hanno fatto la loro partita, quella che avevano preparato, perché poi si sono chiusi. Sono stati bravi poi nel secondo tempo a pareggiare subito e un po' meno bravi a riprendere gol poco dopo. Però ci abbiamo creduto fino alla fine, è uscito un Eurogol e sono contento per tutti. Tanto su quella stessa porta sulla quale avevi fatto un altro Eurogol, però era precampionato. L'ultima da parte mia, cosa ti ha detto Scala? No, mi ha fatto i complimenti per la partita e poi giustamente era contento, perché anche solo un pareggio, almeno andiamo, festeggiamo il Natale tutti più felici. Raccontaci meglio quell'Eurogol alla fine, che ha evitato al Parma la prima sconfitta. Hai preso palla, avevi intenzione di mirare proprio quell'angolino. È arrivato il cross, Fabio l'ha sporcata, io ero girato di spalle, me la sono spostata e mi sono girato in fretta e volevo calciare. Mi è uscito un Eurogol, sono contento, volevo tirare un po'. Oggi è la prima punta per tutta la partita, come ti sei trovato? No, mi trovo bene in quel ruolo, perché è un ruolo che ho già ricoperto e devo attaccare più la profondità e sono più vicino alla porta, per le mie caratteristiche penso sia un vantaggio e quindi sono contento. Finito il giorno d'andata, da stilare un bilancio, le cose che insomma, come lo valuti questo giorno d'andata? Positivo, e personalmente ho iniziato bene, ho avuto un calo e ho finito bene, e per la squadra credo non ci sia molto da dire, perché siamo, se non sbaglio, più 7, abbiamo fatto un gran girone d'andata e dobbiamo ripetere anche il girone di ritorno così. L'ultima dedica particolare per la doppietta di oggi? Sono contento, ma lo dedico a me stesso, e perché mi serviva moralmente, anche questi gol mi servivano, e alla mia ragazza. Altre domande a posto? Ciao, certo.